Ciao a tutti! Oggi verificheremo quanto shawarma possiamo ottenere da uno spiedo di pollo di 30 kg. Inizieremo con la sua preparazione. Per questo abbiamo bisogno di pollo. Ci sono 15 kg di filetto e 15 kg di cosce, in modo che il nostro kebab allo spiedo risulti succoso. Ma il pollo deve essere ancora preparato. Per farlo, ogni filetto deve essere reso più sottile. E lo mettiamo sul tavolo. Andiamo avanti. Faremo lo stesso con i filetti di coscia. Abbiamo tagliato tutti i 30 kg di pollo. Fatto! I pezzi di pollo hanno riempito tutto il tavolo. Ora dobbiamo marinarli. La prima spezia è il pepe nero, che cospargiamo sul pollo. È molto comodo quando tutto è steso. È facile vedere quante spezie sono necessarie. Poi l'aglio secco. Lo spargiamo uniformemente sul pollo. Poi la paprika, per dare un bel colore rosso. Luppolo, per il sapore! E soprattutto il sale! Ne serve un bel po'! Per rendere il pollo ancora più morbido e far sì che le spezie si distribuiscano meglio, useremo il kefir. Infine spalmiamo tutta la marinata sul pollo. Fatto! Ma per spalmare la marinata anche sul secondo lato, dobbiamo raccogliere i filetti di coscia in un mucchio. E dare ancora una volta una bella mescolata. Faremo la stessa cosa con i filetti. Ora rimettiamo il pollo nella teglia. Copriamo la parte superiore con della pellicola trasparente e mettiamo in frigorifero. Il processo di marinatura durerà 24 ore. Dopodiché potremo finalmente passare alla fase del girarrosto. Per prima cosa mettiamo i filetti. Qualche pezzo. Poi alterniamo con la stessa quantità di cosce perché sono più succose. Poi ancora filetto. E continuiamo fino a quando tutto il pollo è finito. Il kebab non ha una bella forma, quindi lo sistemiamo. Lo avvolgiamo con della pellicola per alimenti. Dopo molti strati, trasferiamo lo spiedo nel congelatore per fissare la forma. Mettiamo anche una ciotola in modo che la forma sia arrotondata. Tutto qui, lo lasciamo congelare per 24 ore. Trascorso questo tempo abbiamo un kebab congelato. Ora è possibile girarlo e posizionarlo. La forma è perfetta!
Togliamo la pellicola. Per questo video ho acquistato una macchina professionale per cuocere il pollo. Proprio come in un vero ristorante di shawarma, mettiamo un pomodoro in cima per bellezza. E installiamo sulla macchina. Fissiamo la parte superiore dello spiedo nel motore. Installiamo il vassoio speciale. Aspettiamo che il pollo si scongeli almeno un po'. Colleghiamo l'apparecchio alla corrente elettrica. E accendiamo gli elementi riscaldanti. Non appena sono ben riscaldati, accendiamo il motore. Lo spiedo inizia a ruotare lentamente, garantendo una cottura uniforme del pollo. Non resta che aspettare che il pollo si rosoli bene. Questo è un bel colore brunito che abbiamo ottenuto dopo un'ora. Quindi spegniamo il motore in modo che la carne non giri. Con un coltello tagliamo con cura uno strato sottile di pollo ben rosolato. A proposito, è più comodo tenere la carne con una spatola in modo da evitare che voli per tutto lo studio. Essere tagliata assolutamente lungo tutta la circonferenza dello spiedo. Il pollo cotto deve essere ulteriormente sminuzzato con la spatola, in modo che lo shawarma sia piacevole da mangiare. A questo punto trasferiamo la carne cotta in un contenitore per alimenti. Il primo lotto è pronto. Rimettiamo il vassoio al suo posto. Accendiamo il girarrosto e aspettiamo che tutta la carne bianca diventi di nuovo dorata. In questo modo abbiamo cucinato questo enorme kebab di pollo per il resto della giornata. Non mi ero mai reso conto che fosse un processo così lungo. Alla fine abbiamo un contenitore grande e uno piccolo di pollo cotto. Ma servono comunque molti altri ingredienti per lo shawarma. Cominciamo con la cipolla. Tagliamo la coda, dimezziamo la cipolla e poi la tagliamo a mezzi anelli. Mi piace di più la cipolla rossa nello shawarma. Trasferiamo le cipolle nella teglia. E continuiamo fino a quando non avremo sbucciato e tritato tutti i 5 kg di cipolle. Abbiamo una teglia piena di mezzi anelli. Per la marinata versiamo dell'aceto nell'acqua bollente. Versiamo del sale, zucchero e pepe nero. Ecco, la marinata è pronta. La versiamo sulle cipolle. Abbiamo messo il coperchio e lasciato marinare per un paio d'ore. Poi abbiamo scolato l'acqua e sono completamente pronte. Il prossimo passo sono le patatine fritte. Ne servono 7 kg e mezzo. Sono surgelate, quindi versiamo 3 litri di olio nella padella. E cominciamo a friggere le patate in piccoli lotti. Dopo 5 minuti sono pronte. Si possono trasferire su carta assorbente per assorbire il grasso in eccesso. Continuiamo a friggere finché non abbiamo svuotato tutti i sacchetti. Abbiamo una teglia completa di patatine. Poi ci servono 7 kg di cavolo bianco normale. Ne faremo un'insalata.
Per farlo dobbiamo dimezzare ogni cavolo. Assicuriamoci di tagliare il torsolo. Affetteremo il cavolo con un'affettatrice. La mettiamo sul carrello. Fissiamo in cima. Impostiamo lo spessore a 4 mm e accendiamo l'affettatrice. Ora basta guidare il carrello avanti e indietro e il cavolo si affetterà perfettamente. Mettiamo il cavolo affettato in una bacinella. Continuiamo ad affettare. Siamo riusciti a riempire l'intera bacinella di cavolo. Per renderlo un'insalata, dobbiamo aggiungere il sale e dare una bella scrollata al cavolo con le mani, in modo che si sali e diventi morbido. Fatto! Il prossimo passo è la salsa. La base ovviamente è la maionese. Apriamo il secchio e versiamo quasi 5 litri di maionese in una teglia. Per alleggerire la salsa aggiungiamo 3 litri di kefir. Il kefir renderà la salsa più liquida, che è quello che ci serve. Dobbiamo aggiungere delle erbe aromatiche, in particolare l'aneto, quindi ne triteremo 6 mazzetti in una volta sola. Lo aggiungiamo. E poi aggiungiamo l'aglio. Schiacceremo ogni spicchio in questo modo. Tutto l'aglio schiacciato va nella salsa. Assicuriamoci di aggiungere pepe e un po' di sale. Tutto qui, non resta che dare una bella mescolata. La salsa all'aglio perfetta per lo shawarma è pronta. Il prossimo passo sono i cetrioli. Ne servono un'intera cassetta. Tagliamo ogni cetriolo in lunghezza e poi lo tagliamo a metà cerchi. Quindi versiamo nella teglia. Fatto! Dobbiamo anche affettare un'intera cassetta di pomodori. Ecco, il vassoio è pieno di pomodori affettati. Quindi la carne è pronta, le patatine sono pronte, il cetriolo è affettato, il pomodoro è tagliato, la cipolla è marinata, la salsa è pronta e anche l'insalata di cavolo è pronta. L'ultima cosa rimasta è il pane pita sottile. Qui ne abbiamo 180 pezzi. Apriamo la prima confezione. Prendiamo una pita e iniziamo ad assemblare con le patatine. Le metteremo sulla pita. Il prossimo passo sono le cipolle sott'aceto. Il pollo, che dovrebbe essere più abbondante di qualsiasi altro ingrediente. Un bel cucchiaio di salsa all'aglio. Pomodori freschi. Cetrioli. E per finire il cavolo. Ok, concludiamo lo shawarma. Abbiamo fatto il primo, ma per velocizzare il processo metteremo insieme 4 shawarma contemporaneamente.
Così sarà più veloce. Continuiamo finché non finiamo gli ingredienti. Ecco fatto! In tutto, su 30 kg di pollo abbiamo esattamente 140 porzioni di shawarma. Abbiamo impiegato 4 ore solo per arrotolarli. Se li si stende su un piano, occupano tutto il tavolo. In totale abbiamo impiegato 3 giorni per fare tutti questi shawarma. Ma se sapete qualcosa sullo shawarma, sapete che non è ancora finito. Rimane l'ultima fase, che consiste nel grigliarlo fino a renderlo croccante. Per farlo spruzziamo la griglia con l'olio. E disponiamo lo shawarma. Chiudiamo la griglia a doppio lato. E su quella normale, dopo un paio di minuti dobbiamo capovolgerlo per fare la crosta anche sul secondo lato. Abbiamo intenzione di inviare tutto questo shawarma dei bambini bisognosi. Quindi li stendiamo su un foglio di alluminio spesso e lo teniamo al caldo. Tanto che lo shawarma è ancora caldo, lo incartiamo subito. Andiamo avanti. Ci è voluta un'altra ora per avvolgere tutto lo shawarma. Ora mi chiedo quanto sia più economico lo shawarma fatto in casa rispetto a quello comprato in negozio. Abbiamo contato tutti i prodotti e il costo di produzione è stato di $255, ma se avessimo ordinato 140 pezzi di shawarma ci sarebbe costato $390. Assaggiamo infine quello che abbiamo preparato. È uno shawarma molto gustoso. Ora possiamo portarlo ai bambini. Quindi carichiamo in macchina. Tutto questo shawarma alla casa della mamma del bambino. I bambini sono rimasti molto sorpresi da questo volume di panini. Oh, cavolo, che bello! Dai, prendi io! Evviva! Oggi ne hanno mangiato volentieri uno a testa. Grazie! Ma c'era così tanto shawarma che ne avevano abbastanza anche per il giorno dopo. È buona, vero? I più giovani amanti dello shawarma lo hanno mangiato in pezzi molto piccoli e a detta di tutti il sapore era davvero buono. E se questo video otterrà una montagna di like, continuerò questa rubrica. Scrivete nei commenti cos'altro vorreste vedere in questa rubrica. Assicuratevi di iscrivervi al canale e ciao a tutti!